Finalmente ci siamo, buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, lunedì 19 giugno 2017, Pippo. E buon pomeriggio da Pippo Gatto, benvenuti a questa puntata di Replay Estate. Ben trovato Pippo. Ben trovato a te Franco. No, volevo dirti, ma tu sei appena arrivato dalla sì. Polonia o sbaglio? Qualche ora fa. Sei stato allo stadio municipale di Cracovia, ah. Città bellissima, una città che invito i nostri amici ad andarci perché ne vale veramente la pena, con la piazza più grande d'Europa, piazza del mercato 200 metri quadrati per 200 metri. Quindi c'erano le famose carrozze, eccetera, ho visto lei passeggiare la nazione di Biagio che ha vinto ieri sera per 2-0 e dicevo ai nostri amici e a telecamere spente che mi è piaciuto moltissimo questo ragazzo Barreca del Torino, terzino sinistro, con veramente un piede vellutato, mette tanti palloni al centro per la testa di Petagna, che il primo tempo è andato così come tutta la squadra, mentre nella ripresa è venuta fuori praticamente la migliore qualità dei ragazzi di mister Di Biagio. Ho visto Berardi a destra, poi a sinistra, e a scambiarsi il posto con Bernardeschi. Insomma, poi vorrei chiedere... È un grande Donnarumma. Presentiamo gli ospiti. Sì, presenta gli ospiti. Allora, con noi abbiamo Alessandro Russo, della Gazzetta dello Sport. Buonasera. Grazie per essere venuto con Grazie noi. Grazie a voi. Mister Gagliardi, lo ricordate bene, già allenatore per l'influenza calcio. E il, lo possiamo dire, nostro compagno, il movimentatore delle puntate, il grande Cennamo. Grazie, Aldo, grazie, nostro grazie compagno di viaggio e d'avventura. Grazie a tutti per aver accettato buon l'invito. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Pippo, da dove partiamo dopo aver detto qualcosa? Stavamo parlando di Donnarumma, stavamo parlando di Serie A, direi di ieri qualche sessione è uscito fuori, sono usciti i famosi dollari in fotocopia. Un po' qualche polemica forse di troppo. Ma c'è secondo stato. Me c'è stato poco buon senso gioco delle ieri parti, da parte sta. Dei tifosi del Milan, pseudotali, che hanno buttato a fine primo tempo queste fotocopie dei petrodollari, no? Poi peccato questa polemica con Mirabelli. Donnarumma, sì, vediamo che ne pensano. No, ma la polemica ovviamente cosa, voglio dire, ci sta e non ci sta, perché un procuratore che fa polemica con un altro procuratore probabilmente c'è di mezzo. Ma poi fa che cinque, il loro mestiere fa cinque conferenze di stampa diverse. È di concorrenza, ma ci sta tutto, sbaglio. Non so. Ma diciamo che nella specie ci sono le ragioni del Milan e le ragioni del giocatore, espresse chiaramente dalle posizioni del club affidate alle voci di Fassone del direttore sportivo Mirabelli e quelle di Minoraiola che rappresenta Donnarumma. In mezzo a questo ovviamente c'è una esigenza delle parti. Quest'oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha intervistato Minoraiola, ha inviato a Monte Carlo, ha fatto parlare il procuratore di Donnarumma, dall'altra parte ha parlato Fassone, il direttore sportivo Mirabelli ha parlato dal centro Vismara. A noi tocca fare la cronaca degli avvenimenti. In mezzo c'è il destino di un giocatore che è sicuramente un campione in erba, un giocatore che probabilmente sarà il futuro titolare della nazionale, che è al centro di una vicenda che dal punto di vista dell'età è più grande di lui. È una vicenda che dovranno sbrogliare al di là delle posizioni di parte del club, del procuratore e dei tifosi, anche per il buonessere del giocatore, che dovrà rappresentare credo l'Italia nei prossimi anni alla guida della Porta, una Porta difficile perché raccoglierà l'eredità, speriamo più in là possibile, di Gigi Buffon. Le polemiche divampano, ma ci sarà sicuramente una soluzione. Il contratto è in scadenza 2018, Raiola ha detto che non ci sono pur parlé con altri club, chiaramente ascoltiamo, registriamo, Radio Mercato dice che il giocatore è ambito in primis dalla Juventus, poi ovviamente dal Real Madrid e anche dal PSG, il piatto Donnarumma è importante, il Milan ha fatto un'offerta molto importante al giocatore, 5 milioni di euro all'anno per 5 anni. La situazione è esacerbata, abbastanza tesa tra le parti, difficile pensare che si possa divenire una soluzione senza scintille, anche se il DG Fassone quest'oggi, sempre dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha teso la mano, ha detto speriamo, magari Gigio possa cambiare idea. Speriamo averlo Franco, magari che dire, una puntatina qua del Milan, visto che c'è Mirabelli, poterlo avere magari ospite come a Cosenza non sarebbe male. Quando Massimo dovesse scendere qui a San Lucido, perché lui solitamente va a San Lucido, una puntatina la farà sicuramente qua e lo saluteremo e poi vedremo quello che ci dirà. Vediamo il nostro amico allenatore Gianluca Gagliardi cosa ne pensa, perché stiamo facendo un primo giro, poi vedremo anche
il filmato del signor Nicola. Parlando di Serie A, ovviamente concluderemo tutto quanto il discorso, parleremo ovviamente del Crotone, che anche lui è in mercato, parleremo di Bulli. E c'è Alessandro, parleremo anche... Alessandro ci darà le dritte, però sentiamo mister Gagliardo. La mia impressione, lo dico un po' con ironia, chiaramente, che Minoraio l'abbia trovato pane per i suoi denti con Mirabello, almeno dal punto di vista caratteriale. Poi si sia fatto un giochino delle parti che forse è andato al di là di quelli che sono gli aspetti puramente tecnici, e anche lì quello che è emerso, addirittura si parla di minacce con Bagnabelli. Io riterrei che queste cose, se dovessero portare a delle verità, devono essere portate nelle sedi giuste, perché una minaccia di morte significa una denuncia verso qualcuno che l'ha fatta. Mi sa un po' di ridicolo, così come mi sa un po' di forse azzardato la proposta, no, neanche forzata, la proposta di, o meglio, la proposta, la mano l'ha tesa anche Raiola, come si chiama lui, nel dire che parla solo con Passone. Penso che sia stato abbastanza netto nel dire che eventualmente se ne può anche discutere. Non sono così convinto che la cosa sia chiusa. Aldo Genne, ma allora tu che... Ma io la dico, che ne pensi? La dico in calabrese, d'annuncio in danno sacco un ne faccio uscire, nel senso che se qualcuno, come qualche tifoso, potesse pensare che l'attaccamento alla maglia fosse una cosa scontata, di fronte ai soldi, caro Franco, non c'è nulla da fare. Qui ci sono responsabilità della società del Milan, con Fassoni e anche, se volete, Mirabelli. Ci sono responsabilità, perché avere a che fare con Raiola non è facile. La Juventus ne sa qualcosa per quanto riguarda Pogba. Se facciamo l'esempio, Pogba lo ha comprato la Juventus dalla Magna quasi a parametro zero con un milione di euro, poi Raiola l'ha rivenduto alla stessa squadra a 90-100 milioni di euro, dove Raiola ha avuto, si parla di 25-30-40 milioni di euro. Cioè siamo veramente alla pazzia, questa è la pazzia del calcio. Se il Milan con Donnarumma ha fatto un autogol, e sapendo, conoscendo bene Raiola, è una responsabilità, qualcuno pagherà, secondo me qualcuno, perché con i cinesi non si scherza, caro Franco, qui sono parecchi soldini che sono volati. Per cui penso che il giocatore Donnarumma, di fronte a 6 milioni, 7 milioni che gli ha offerto non so chi, penso che difficilmente avrebbe potuto rifiutare. Se il Milan, come si dice, io ho letto sulla Gazzetta dello Sport 4 milioni e 8, 5 milioni più i bonus, e vi dicendo, gli ha offerto questa cifra e non ha accettato, vuol dire che ci sarà qualche altra cosa sotto. Io penso che a giorni ne vedremo delle belle, e credo che qualcuno ne pagherà le conseguenze. Ci sarà un terremoto nel Milan che nessuno, penso, se lo aspetterà. E probabilmente ci sarà un altro portiere che si chiama Perin, probabilmente. Sappiamo. Il Milan ha un giovane molto molto forte, di cui si può vantare, che è Plizzari. Un giocatore che è pronto perché era chiuso, c'era un paradosso al Milan. Due giocatori emergenti dello stesso ruolo, con Plizzari chiuso da Donnarumma. E chiaramente il Milan ha in arnese un bel portierino, che anche portieri importanti, con i quali ho avuto la possibilità di parlare, anche procuratori che gestiscono portieri influenti del calcio italiano, se non il numero uno, definiscono Plizzari un giocatore pronto. Quindi il Milan si tutela guardando a Perin, ma sta guardando anche Leno, ma c'è la soluzione, c'è Neto. Di Neto, ha parlato anche di Reina, ma ha in casa già un giocatore giovane e che potrebbe addirittura fare il suo esordio. Benissimo. Bene, adesso secondo me adesso dobbiamo puntare direttamente la prua alla Calabria. Andiamo a Crotone, vediamo prima mister Nicola, che è arrivato a Torino fra le feste, fra la gente. Con la bici. Ha mantenuto anche la promessa in bici da Crotone a Torino, e poi parliamo del mercato, grazie Alessandro, anche del Crotone, che pare interessato a riprendersi Budimir. Vediamo il servizio. È un grandissimo giro, ci siamo divertiti tantissimo, siamo in una cornice spettacolare, quindi spero di stamparla bene, perché la classe dice che il capo non va fatto partire. Vero? Faccio partire. Vai. E allora vai!
Filadelfia, Davide. Enorme. Io non ero venuto all'inaugurazione, come abbiamo detto, quindi volevo passarci. Ma non immaginavo sicuramente un'accoglienza di questo genere. A me, ma soprattutto al mio gruppo che mi ha dato la mano a arrivare fino qua. E soprattutto grazie a te per averci accompagnato fin qua e dato qualche trucchetto. Intanto la storia di un club significa il cuore pulsante dei tifosi. E io, come vi dico sempre, divento tifoso di tutte le squadre che alleno in cui ho giocato, perché se non crei un senso di appartenenza diventa difficile, secondo me, poi avere un'unione che ti possa portare a superare certi limiti. È stato una vacanza, un'esperienza tra le cose che ricorderò di più nella vita, sicuramente tra le 5 cose che più ricorderò nella vita. Bigone a 30 km da Torino, 1200 km in 10 giorni, una grande impresa, ma l'impresa soprattutto un uomo l'ha allenato, fatta anche per supporto all'Associazione Vittime della Strada. Vero. Che ha voluto evidenziare anche questo altro grande problema, ricordando anche ad Ancona il ciclista scomparso. Ciclista scomparso Scarponi, ma anche il figliolo. E poi ha avuto un supporto anche da tutta l'associazione dei ciclisti, in ogni città ha avuto anche 4-5 persone che l'hanno poi accompagnato. Che l'hanno accompagnato, abbiamo parlato. E dobbiamo fare anche i complimenti, perché alla fine tenere questa Serie A Crotone è un grande merito, soprattutto suo, ma è un grande merito tenere una squadra che ambirà sicuramente a rimanere in Serie A. E io direi a questo punto, Alessandro, si parla di una conferma, di un ritorno di Budimir. Adesso il Crotone dovrà rivedere un po', andando via i pezzi migliori che erano in prestito, come Falcinelli e Trotta, dovrà un po' rivedere o vedere i suoi piani di riorganizzarsi e ripartire. Sì, un grande merito al tecnico Nicola, ma soprattutto alla famiglia Brenna e al direttore sportivo Orsino, me lo lascio passare, perché sono stati capaci di costruire un miracolo in grande continuità con investimenti mirati. Budimir dovrebbe essere più o meno cosa fatta, in arrivo anche Merida dal Osasuna, un centrocampista che arriverà perché si è svincolato dalla squadra dell'Osasuna. Si cerca un altro attaccante. Totta non è detto che non rimanga, però non mancano le alternative. Uno di questi è Cerri, che potrebbe arrivare in prestito dalla Juventus. Si lavora a tanti altri profili. Emerson, difensore centrale del Botafogo, è un giocatore che gli scout del Crotone hanno seguito e che è stato proposto prima alla Lazio, poi al Genoa, ora è in area Crotone. È un Crotone che cercherà di guardare al bilancio e di fare una squadra aggressiva dal punto di vista atletico e dinamico, con un'arma in più. Quest'anno il Crotone non dovrà giocare le prime partite in campo neutro, come è successo lo scorso anno, dove ha perso diversi punti giocando all'Adriatico di Pescara, ma potrà costruire le proprie fortune nel fortino dell'Ezio Scida. È una squadra a cui va fatto un applauso sonoro da parte del calcio italiano, ma anche e soprattutto una dirigenza molto attenta. Ci sono anche giovani come Raffaele Vrenna Junior, che è il direttore generale, che sta entrando a gambe unite nel calcio italiano, facendosi conoscere anche per il suo piglio. Ursino è un vecchio marpione, ed ha anche una rete, Franco e Pippo, di scout molto attenti, che hanno scovato Budimir, ma qualcuno dice che hanno in serbo un'altra sorpresa a ma breve. C'è sempre, non dimentichiamoci che c'è sempre il figlio di Peppe Ursino, che da loro appunto, mano, c'è Ursino che è Deus Ex Machina di questa che squadra. Praticamente salutiamo, perché so che ci seguono. Grande Ursino. E allora Gianluca Gagliardi, la domanda che voglio porre a Gianluca è questa: che fino all'anno scorso, quando il Crotone era in B, bussavano tutti alle porte del Crotone, il Crotone è sempre a disposizione, così come il Crotone bussava alle porte delle migliori primavere e allora le avevano aperte. Quest'anno invece è successo il contrario, ne abbiamo discusso anche in qualche altra trasmissione, nel senso che il Crotone, caro mister, ha trovato le porte chiuse sia a luglio che praticamente a gennaio, e qui c'è buon testimone il nostro amico carissimo Alessandro. Detto questo, con la, diciamo, con il finale di campionato, con la salvezza ottenuta, con questa sorta di miracolo tra virgolette, secondo te si ritornerà come prima, che il Crotone troverà le porte aperte?
un po' di credibilità l'ha acquistata, e questa è la domanda. Sì, vabbè, ma la credibilità l'aveva da questo punto di vista, nel senso che i giovani che sono andati a Crotone fino a prova contraria sono andati. No, quest'anno lei invece è cambiato qualcosa. Sì, si è andato qualcosa, forse, perché si è passati da un livello al massimo, che non è poco, quindi far giocare un ragazzo in B che viene dalla Fiorentina e dalla Roma è una cosa, farlo giocare in A è un po' più difficile, soprattutto emergere quanto c'è da soffrire per un giocatore tecnico è più difficile. Quindi per fare un esempio concreto, se Bernardeschi 3 anni fa fosse andato a Crotone in Serie A, magari avrebbe avuto meno opportunità per mettersi in mostra, proprio perché il Crotone avrebbe dovuto agire più di rimessa. Ma al di là di questo, penso che la credibilità il Crotone l'abbia ormai una cosa consolidata. Io ritengo che sia importante per le sorti del Crotone Calcio che si riparta da zero per non perdere quella fame, quella voglia, e non dimenticare che la Serie A è un qualcosa di eccezionale per questa città, così come lo sarebbe per Cosenza. E chi ce l'ha deve ogni giorno mordere dappertutto per tenerla. Aldo. Io vorrei sentire Aldo, perché Aldo è stato un estimatore del Crotone, perché diceva dall'inizio. Diceva tra altre cose, a gennaio, e ti ho sentito l'altra volta, ti seguivo, ed era la verità, a gennaio nessuno è voluto andare a Crotone perché la barca stava affondando, è vero. Porto, e invece il Crotone ha dimostrato a tutti che con il saper fare, grande Ossino, ma grande allenatore, e soprattutto, come diceva Alessandro, Davide Nicola, grande presidente che l'ha tenuto, perché tutti hanno chiesto le dimissioni di Nicola, invece Nicola ha dimostrato di essere un uomo e soprattutto di essere capace di portare questa esperienza, questa barca, questo grandissimo sogno a Crotone per un altro anno in Serie A. È vero, ti bisogna tanto è vero che se avessero pensato di fare di nuovo, di cambiare panchina, probabilmente sarebbe saltato il giocattolo, perché loro a gennaio hanno investito su questo allenatore e erano a 11 punti dall'Empoli, non sono pochi in Serie A, 11 punti, e hanno fatto una cavalcata, e alla fine hanno raggiunto l'obiettivo che si era prefisso. Come diceva Alessandro, questo fa parte di una programmazione di una società dove, quando ci sono i tasselli al posto giusto, Ursino non è l'ultimo arrivato, è uno che di calcio ne capisce, poi c'è il figlio, poi c'è il presidente che è un'impresa gestita managerialmente, come oggi si dovrebbe fare in tutte le società, perché vanno gestite come un'impresa la società, non improvvisate, e per cui hanno fatto onore e merito a questo allenatore che ha mantenuto la parola, si è fatto 1200 km in bicicletta. Mamma cioè mia. una persona che ha detto allenato, che allenato in tutti i che sensi. Se si fosse salvata l'avrebbe fatto, è partito con la bicicletta, ha fatto un altro campionato. È vero. Lui ha fatto un altro campionato, è arrivato a Torino, durante questo bellissimo viaggio che ha fatto veniva incontrava persone, incontrata a lei. Forse aveva detto quel giorno, quando ha detto vado in bicicletta da Crotone, se mi salvo, bravo, vado in bici da Crotone a Torino. Pensavo, secondo me invece è stato bravo anche in questo. Perché... Io pensavo che onestamente avesse, però invece ce l'ha fatta, questo sta. Poi la riconferma che gli hanno fatto assieme anche al nostro compaesano Caligiuri, perché dobbiamo dare anche merito a Caligiuri. Che è riuscito anche lui a mantenere compatta lo spogliatoio, e Crotone è in Serie A. La Calabria è in Serie A, diciamolo, noi Calabria. Diciamolo francamente. Alessandro voleva aggiungere qualcosa. L'osservazione di Aldo è pertinente, ma soprattutto offre uno spunto, perché la conferma del management in un club è decisiva. Noi che ci apprestiamo a breve a discutere anche del Cosenza. Come no, nella seconda parte. Ha come oggetto il Seconda Cosenza, e terza parte. Auspichiamo che una società lungimirante come quella dal punto di vista tecnico, dal punto di vista manageriale dei conti, il presidente Guarascio, abbia anche l'illuminazione di poter intuire che la continuità manageriale, laddove non si vogliono, non si vuole giustamente fare delle sperequazioni economiche clamorose, e si vuole gestire con oculatezza in un periodo economico difficile per l'Italia, per l'Europa e per il pianeta, e anche per il mondo del calcio, e la continuità del management può essere decisiva. E quindi l'arrivo di Trinchera con un biennale, il prossimo arrivo con un biennale di Fontana,
speriamo che possa essere l'inizio di un periodo di stabilità dal punto di vista quantomeno della direzione sportiva. Poi i risultati degli allenatori sono passibili di prove e di verifiche. Occorrono i risultati, ma la continuità manageriale può supplire e può dare quel quid in più, il Crotone lo ha dimostrato, che in continuità non solo è andato dalla Lega Pro alla B, si è sedimentato, ha patrimonializzato, ha dato spettacolo con i vari giocatori ed è andato addirittura in Serie A. Visto che Gagliardi sta... Sì, volevo fare prima una battuta, nel senso che Nicola è stato bravo anche nel fare la scommessa laddove sapeva che non poteva fallire, perché lui è allenato a queste imprese. Poi sottolineare quello che è una certezza nel calcio, che spesso viene tramutata in polemiche che porta soltanto un grano al proprio mulino, nel senso che la società, se non c'è una società forte, un allenatore non può essere altrettanto. Una società forte fa forte un allenatore bravo, e Nicola l'ha dimostrato. Ok, grazie Gianluca Gagliardi. Io aggiungo un'altra cosa, se posso, mister. Non mi interessano i grandi nomi, i grossi nomi, mi interessano i risultati sul campo. Pubblicità, restate con noi. Mi raccomando, parliamo del Cosenza. Cosenza dopo. Non cambiate canale. E allora, Pippo, torniamo a parlare se sì, abbiamo parlato di... Abbiamo anticipato di questo Cosenza, ma teniamolo ancora, in freddo. No, adesso... per ricordare che l'ultima squadra che è arrivata in Serie B è stata il Parma, che ha battuto poi nella finale dell'Artemio Franchi di Firenze l'Alessandria per 2-0. Questo Parma lo avevamo pronosticato, però abbiamo, è una squadra che avrebbe dovuto incontrare il Cosenza. Se poco, caro Alessandro, ne abbiamo discusso anche la scorsa settimana, fosse stato concesso quel rigore. Ci sarebbero stati 12.000 tifosi di Cosenza. E magari il gol di Letizia. Non vorrei ripetermi, Franco, però tu mi fai un assist. No, ti però do l'assist perché entriamo in argomento. Nei 180 minuti della partita con il Pordenone, il Cosenza ha giocato con le sue armi, ha fatto il possibile. La seconda partita, solo per il pubblico, in automatico, forse dovevano vincere, bravo. È difficile vedere in B e in diversi campi di Serie A quella cornice. Certamente la partita è troppo sparagnina, per non dire altro, vero, di Pordenone ci ha tagliato le gambe. L'episodio di Baclè ci ha tagliato le gambe. Forse cercando di giocare un po' più aperti a Pordenone, magari avremmo prestato il fianco a qualcosa. Il Pordenone ha dimostrato nella partita contro il Parma di essere forse la migliore squadra dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Mister Gagliardi può anche sostenerci o declinare il mio invito, ma mi sembra che Terino abbia rappresentato la novità in questi playoff, non a caso lo possiamo dire appetito tranquillamente, appetito anche da società di serie superiore, tra le quali il Palermo. È un Cosenza che forse nei 180 minuti, avendo qualche fromboliere offensivo diverso, avrebbe fatto sognare un'intera provincia e avrebbe dato ragione a tutto l'asset della stagione del Cosenza. Certo è che al Cosenza sono mancati, non per demerito, ma per motivi oggettivi, Arrighini e Lamantini. Arrighini, il Cosenza ha provato in tutti i modi di trattenerlo, poi c'è stato un errore burocratico che ce l'ha privato. Lamantini non c'era, abbiamo avuto dei buoni giocatori, evidentemente non erano bastevoli dal punto di vista tecnico a fare gonfiare la rete. Mi voglio ripetere, se ci fossero stati giocatori del calibro di Marulla, Padovano, Lucchetti, e quanti ne abbiamo visti, Zampagna, nell'area di rigore con quel tipo di San Vito, il Pordenone poteva giocare il più bel calcio del mondo, però secondo me avrebbero dato qualche rigore. Posso farti una domanda, Alessandro? Un po' di allenatori dalla B dopo qualche anno vengono poi in Lega Pro, vengono, dico, dove milita il Cosenza, eccetera. Qualcuno invece comincia ad andare in B, il caso di Grassadonia per esempio, no? Ma sì, sono dei, vero no? Sono dei bravi allenatori, cioè degli allenatori che hanno delle idee e riescono a far giocare le squadre in maniera compatta. Ci sono allenatori che si fanno anche da soli, tipo lo stesso Sarri per esempio, oppure Tedino. Ci sono tecnici che hanno grandi qualità, ci sono nostri allenatori anche giovani che secondo me meriterebbero una chance per la serietà. Vogliamo ricordare, non perché al mio fianco, ma stavolta lo posso dire, Gianluca Gagliardi, è vero, lo avrei detto io. Si può ascrivere il merito di aver consentito al Cosenza di essere ripescato in Lega Pro, perché ha portato un coefficiente punti record con una squadra buona, costruita
da Stefano Pioli e Leonetti, con l'avallo ovviamente anche del presidente Guarascio, però abbiamo anche dei prodotti che possono diventare degli emblemi di questo stile degli allenatori italiani che si fa da solo e può emergere. Pippo. Bene, a questo punto no, direi, vediamoci un attimo il Parma e dopo ritorniamo in studio. C'è una cosa sotto. No, non c'è. Del Parma fino al primo tempo. Cavallo che ha fatto bravo, sì. questa magia. Ce la facciamo descrivere dal mister questa azione. Ecco qua Cavallo. Ha fatto un numero da giocatore vero e bravo Scavone nell'inserimento, Scavone, male il difensore che si è fatto trascinare dall'avversario e si è dimenticato che ce n'era un altro. Difensore dell'Alessandria, un gol veramente molto bello, sempre il Parma ad andare avanti, qui a sinistra. C'è un'altra bella azione, c'è il portiere dell'Alessandria che respinge con i pugni. Ancora Parma in avanti, ancora il portiere dell'Alessandria, questa volta vola ma non trattiene la palla. Un tiro dalla distanza bloccato dal portiere dell'Alessandria. Diciamo che si è giocato ad una porta quasi. Un solo tiro dell'Alessandria. La differenza si è notata tra queste due squadre, Alessandro, tra Parma e Alessandria. Ma diciamo che sono due squadre. È scomparso, rispetto alla partita precedente Alessandro è praticamente scomparso. Mancava Bocalone, che è un giocatore che dà una certa, una certa profondità. Ma e soprattutto questo. C'era un Parma caricato a mille. Questo è il secondo gol. Diciamo il blasone del Parma, la necessità del Parma di tornare tra i cadetti era esplosiva, come i 6.000 supporter che hanno seguito, e da Versa che hanno seguito nella pelle, l'ex giocatore del Cosenza. C'è un altro grande ex Cosentino, Gigi Frattanti. Sì, anche da Versa, ex giocatore, si dimostra insomma che pian pianino si possono anche costruire dei profili importante. Ma il Parma aveva una squadra importantissima, ha avuto l'unico neo durante il campionato di avere il Venezia di fronte, quindi ma anche una Nocciolini ha segnato, ma anche a raddoppio. Gennaio ricordiamolo che il Parma era in crisi, ha cambiato allenatore, è arrivato da Versa diciamo che sono partiti con Nevio Scale e Apolloni, bravo, poi Nevio Scale e Apolloni sotto Natale sono stati contestati, i risultati non venivano e poi è stata affidata la squadra a D'Aversa. D'Aversa lo dirà poi nelle interviste, abbiamo ricevuto. Arbitrata questa partita, voglio ricordare, da Giua di Olbia, che a Cosenza ha fatto ferro e fuoco, lo ricordiamo giusto per la cronaca. Però la possiamo dire una cosa. Vedi che vuole dire Aldo. Vai Aldo. Io mi meraviglio che giornalisti attenti e che sanno fare anche le critiche e via dicendo, non abbiano sottolineato che già dall'inizio di questo nuovo, di questo campione, di quest'altro campionato, cioè nei playoff, il Parma veniva data quasi per certo che vigeva il campionato. Questo è proprio i playoff. I playoff, vigeva il campionato, i playoff, va in Serie B. Mondialito. Quindi in effetti già c'era, secondo me, una predisposizione da parte di tutti. A livello anche di, diciamo, lo dico Franco, lo dico a livello anche di Lega, c'era la per portare il Parma politicamente, perché non è possibile che una squadra che viene dalla Serie B con 218 milioni di euro di debiti, aveva 200 di, vabbè, però è ripartita, si è messa in mano a Barilla, perché poi, i cinesi lo sanno tutti, ci sono i cinesi e il Parma in due anni è arrivata dalla in Serie alla B. Poi sentiamo Lucarelli perché hanno fatto il Cosenza fuori, perché avevano paura di 10.000 persone che andavano a Firenze, caro Franco, perché una cosa mettere il Pordenone davanti al Parma. Pordenone. Franco, guarda, io dico come sono rifatti gli arbitri contro, a noi non ci hanno consentito di poterci andare a giocare questa partita col Parma. Se Aldo, noi avessimo giocato questa partita qua, cosa non so come sarebbe andata Aldo, il a Parma finire in due, il perché Parma una cosa è giocare con una squadra che c'ha 1.800 spettatori, una cosa è giocare con una squadra che aveva avuto 12.000 persone in casa e si portava a Firenze 5-7 mila persone sicuramente. Ma quindi, secondo me il Parma, io lo dico come la penso, il come miglior come organico la della gente, Lega Pro, perché questo nessuno lo mette in dubbio, o sbaglio Alessandro? Vabbè, giocatori importanti, Scozzarella, Nocciolini ha fatto grossi investimenti, Calaiò, ma Frattali alla fine un direttore sportivo che ricordo si è dimesso dal rescisso con il Palermo, Daniele Faggiano, ex Trapani.
insomma, esatto, una squadra, Castellati, un ambiente, una tradizione, ricordiamo che Parma in ogni caso è una squadra che ha vinto la Coppa UEFA, che una squadra che ha avuto una tradizione, che ha avuto anche problemi economici, però ha masticato la polvere della Serie D, come l'ha masticata amaramente il Cosenza per anni, è risalita vincendo i play-off. Io ripeto, Aldo, non per contraddirti, ma che il Cosenza abbia fatto, ma questo è il mio pensiero, ha fatto il massimo possibile. Non credo che se il Cosenza avesse avuto la forza esplosiva per fare un paio di gol al Pordenone, chi che sia avrebbe potuto fermarla. Certamente qualche episodio sfortunato c'è stato, è una squadra a cui va fatto un applauso straordinario. Bisogna essere fieri di alla fine di questa annata, perché è stato capovolto il giudizio del campionato ordinario e Cosenza è arrivato settimo, peggiorando quello dello scorso anno. Ma alla squadra che ha fatto i playoff cosa andiamo a dire? Che ha fatto il massimo. Purtroppo, bisogna dirlo, in Lega Pro 99 su 100, non facciamo cattiva informazione, ma cerchiamo di essere alla parte della gente comune, purtroppo in Lega Pro, salvo rari casi, viene promosso chi spende di più. Purtroppo è così, lo dicono i fatti, ad esclusione di qualche rara situazione, ma neanche tanto così appropriata, tipo facciamo esempio il Como qualche anno fa, ma che aveva speso comunque tanti soldini, alla fine il Foggia non ha vinto l'anno prima, quest'anno si è messo lì e ha vinto il campionato. Il Venezia è arrivato con gli americani dietro, con chi, e ha vinto il campionato. Il Parma doveva vincerlo e lo ha vinto. Il Benevento, 1, 2, 3, 4... 11 volte a fare i playoff. Cosa dobbiamo... Ma questo è quello che dici tu, io sono d'accordo. No, perciò dire che il Parma senza... in ogni caso, il Parma, se tu guardi la formazione... Poi ci sono anche, scusa, c'è un... Lo so, il mister Gagliardi, questo Parma, come dal punto di vista dell'organico, che squadra era? Mister Gagliardi. Facciamo sentire appunto mister Gagliardi la sua opinione, poi sentiamo Lucarelli, quello che dice Lucarelli, sì, il fratello dell'allenatore, di Cristiano. Io mi soffermo ai numeri, che poi alla fine sono quelli che contano. Durante l'anno si può discutere, alla fine si deve dare sempre ragione ai numeri. I numeri dicono che le squadre che sono arrivate lì hanno lottato per il campionato durante l'anno. Non sono arrivate lì perché questo regolamento ha premiato 11 squadre e le ha portate a giocarsi i playoff. Sarebbe stato forse ingiusto da questo punto di vista se fosse successo il contrario, dal punto di vista sportivo. Poi, se vogliamo ragionare da tifosi, allora diciamo che il Cosenza ha fatto il massimo, ma non il meglio. Non so se mi, sono d'accordo, se mi spiego. Con questa... Perché quando vado a giocare nei 180 minuti non posso dire una partita. I 180 minuti sono due partite con due sensi diversi, opposti. La prima, c'è una squadra che cerca di portare a casa la vittoria, un'altra che per lo più cerca di non uscire sconfitta. Il ritorno diventa una partita di conseguenze. Esatto. Noi siamo stati premiati in questo contro il Matera perché abbiamo vinto e a Matera ci siamo potuti gestire e difendere con il gol di vantaggio. Con il Pordenone è successo il contrario. È stato pure sfortunato perché tu lo 0-0, sì, fino a... Che... Poi una lotta su Parma Alessandria. Che responsabilità nostra. Parma Alessandria l'ha vinta. Attenzione che come qualità l'Alessandria è superiore al Parma, come qualità di giocatore a livello tecnico, perché il centrocampo e l'attacco dell'Alessandria è importante per la categoria. Mentre il Parma ha dietro due senatori, i senatori quando si giocano queste partite hanno il carisma, l'esperienza. Lucarelli e l'altro centrale, ricordo come si chiama, ex Bari, che insomma sono in De Cesare. De Cesare, che sono, sì, Torino, marcando, Bari, insomma, sono quei giocatori che in una partita sono carismatici e trascinano tutta la squadra. Benissimo, allora sentiamolo adesso Lucarelli, perché vediamo cosa dice dopo la partita. Gli hanno fatto pure la battuta, ma tuo fratello ti ha detto di non giocare, di non continuare in Serie D. No, di non andare in Serie D. Lui, poi da Versa invece l'ha tirato fuori dal cilindro, mi pare che insomma partita. Ha fatto andiamo un po' a sentire Lucarelli, grazie. La differenza nello spogliatoio. Lucarelli. Dicevo col cuore, non con la logica. Quando ho fatto la scelta anni fa perché ci credevo, perché lo volevo, sapevo i rischi che potevo correre e che andavo a scontrarmi con un mondo che non conoscevo. Però sapevo dentro di me che era la scelta giusta.
e quindi anche oggi sono sicuro che farò quella che sarà la scelta migliore per me, per quello che sento, per quello che ho dentro. È normale che sarebbe bello continuare il percorso che in soli 2 anni ci ha visto tornare in una categoria che comincia un po' a competerci, però non è finito. Io sono arrivato qua 9 anni fa in Serie B e oggi torno in Serie B in quel campionato che avrei fatto se non ci avessero umiliato, stuprato 2 anni fa quelle persone là. E quindi già il primo obiettivo è stato raggiunto. Per l'altro vediamo. Dobbiamo dire, cioè, stavamo parlando in studio. Il Parma è stato stuprato 2 anni fa e il Cosenza nel 2003. Cosa, cioè, Pippo, cosa dobbiamo subito? Dire? Cosa possiamo Vabbè, dire? Non doveva anche parlare. Ma Lucarelli ce l'aveva con la dirigenza per di Parma. No? Ma guardate, l'hanno fatto iniziare dalla Serie D, questa è la verità. Sì, Franco, scusi, noi dobbiamo essere anche, non è che possiamo essere sempre tu curto, dobbiamo dire anche come stanno le cose. Qui il Cosenza nel 2003, giustamente, come dicevano, è stato veramente proprio massacrato. Noi eravamo scomparsi dal calcio che contava, hanno fatto, pare che oggi sì, le cose... Ho detto, sappiamo la storia, l'abbiamo ma scritto. Ma il Parma che fa, Lucarelli che fa quella crisi, ma colpo, il Parma sì, ha vinto, ha meritato, però 2 o 3 partite, onestamente, io non l'ho vista, questo grande Parma, con tutti i giocatori, con tutti questi ha vinto perché in cielo c'era scritto che questo, il Parma doveva andare in Serie B. Ma qualcuno in campo a giocare è andato, Aldo, scusa. Ci mancherebbe, noi abbiamo giocato. Ha dimostrato che facendo programmazione, facendo sì, un però, certo scusa, investimento ma ci mancherebbe, noi la partita l'abbiamo noi la partita che ce la siamo giocata noi in semifinale a Pordenone, Aldo, perché ma da Pordenone siamo usciti male noi, con quella sconfitta fuori. 1-0 Aldo. Perché ci siamo chiusi in difesa, loro ci hanno attaccato, il portiere nostro è stato il migliore in campo, questa è la storia. Poi che Aldo, è chiaro che gli episodi, gli arbitri 2 volte ci hanno regalato un rigore o un gol regolare perché non è neanche fuori gioco. Sui social sta venendo fuori il fatto che in 3 anni il Parma con una programmazione di un certo livello è andato in B. Su cui siamo d'accordo, tu sei Franco. Praticamente lì da 6-7 anni e non riusciamo se non ai playoff ad andare a giocare. Se non si programma non si va da nessuna parte nei playoff, quindi di che cosa stiamo parlando? Quest'anno se i playoff fossero stati a 5 squadre sareste rimasto fuori perché sei arrivato settimo, è stato cambiato un allenatore, Rosselli, scusami, fammi finire, è arrivato De Angelis per migliorare il quinto posto e non è stato così. La realtà è questa. Adesso introduciamo il discorso Cosenza con 150.000 nomi di allenatori, è stato fatto un casting incredibile, eccetera, e adesso siamo praticamente per tagliare finalmente il filo di là. A te la parola. No, io volevo solamente precisare che tra altre cose il presidente della Lega Pro ha annunciato ufficialmente che l'anno prossimo si rifarà lo stesso percorso di playoff, di nuovo le 10 squadre, di nuovo questo altro mese, questi altri che si 40 Serie giorni, C. Si chiamerà Serie C, però voglio dire, dice che la formula è piaciuta forse ai vertici, però se andiamo a vedere il bordereau, tutti questi grandi incassi non ci sono stati, allora c'è stato un grande sacrificio da parte dei giocatori, o sbaglio, scusatemi, io questo è una cosa che vorrei sollevare. Spettacolare, però per esempio Pippo, permettimi di dire che andiamo dal punto di vista del Cosenza, che è una squadra che in questa fase, ahimè, deve colmare. Introduciamo il Cosenza. Deve colmare, perché sì, altrimenti facciamo un cattivo servizio ai tifosi storici del Cosenza, ai ragazzi, a chi ama il Cosenza per la prima volta, a chi lo ama da lontano. Il Cosenza deve colmare un gap di 30 punti dal primo posto. Allora, partiamo da questo, perché se no facciamo... Bravo, sono d'accordissimo con Alessandro. 30 punti di distacco dal vertice. Un risultato che dal punto di vista del numerico è fallimentare. Però abbiamo un valore importante, un'organizzazione societaria, bravo, un pubblico che se chiamato per obiettivo è un pubblico da B, secondo me è un pubblico da A, e abbiamo anche la possibilità di costruire. Costruire, però noi in questo momento siamo un outsider, perché cosa facciamo? Prendiamo e ci appresteremo a fare un campionato di progetto. Cos'è? Un direttore sportivo, no, bravo, capace, che vuole investire su se stesso, che ha ottime relazioni, che ha grande entusiasmo, perché ho parlato un paio di volte con Stefano Trinchera e mi sembra che abbia un grande entusiasmo.
che vuole costruire una squadra di progetto, che oggi pomeriggio, se non succede l'inenarrabile, sottoscriverà un contratto con un allenatore che dovrà dimostrare a Cosenza alcune indicazioni positive sul suo modo di intendere il calcio, che è Gaetano Fontana, ex Juve Stabia, che dovrà cercare di fare una squadra di progetto, cioè un outsider, quindi i playoff così sperimentali, dove il Parma, se trova un Cosenza in gamba alla semifinale, non lo so come finisce la semifinale, e quello allora è un jolly che tu dai a una squadra che non ha la forza economica del Parma, del Venezia, dell'Alessandria, del Lecce, del Trapani, anche del Catania magari, e può mettersi in gioco. Quindi questa formula è un jolly ben costruito da parte, dal punto di vista del Cosenza. È un jolly che bisogna tenere in serbo, anche perché di nuovo il prossimo anno, ripetiamo, ne sale una del girone C. E poi 27 squadre. Bisogna vedere qual è la squadra che sale. Cosa fa il Cosenza? Sottoscrive il contratto Fontana, comincia la campagna acquisti, fa una squadra aggressiva, gioca 4-3-3, parte a 200 orari, si mette in testa e diventa l'outsider e va in Serie B. Questo è il sogno, sì, è il sogno di tutti, Pippo. Però di mezzo anno c'è la realtà. Il Lecce parte con la stessa squadra, Meluso è rimasto a Lecce, qui c'è la notizia, la possiamo dare, tanto come ormai no? È palese, ha rifiutato un biennale molto molto importante da parte del Palermo con raddoppio di altri 2 anni in caso di promozione in Serie A. Vuol dire che lì ha le certezze che mantengono la stessa rosa, la rafforzano e provano a vincere il campionato. Il Trapani retrocesse, c'ha dietro l'Austria Line. C'è il Catania che ha preso Lucarelli. Beh, il presidente Guarascio ha fatto uno sforzo immane, ha cercato di prendere Lucarelli, ha cercato di fare il meglio. Lucarelli però, un signore, aveva già dato la parola al Catania. Il Catania proverà ad andare in Serie B, quindi abbiamo nell'ordine il Lecce che ha la stessa squadra dello scorso anno, il Trapani che ha una forza finanziaria non da poco, che è una retrocessa, la terza squadra il Catania, che altro, poi ci sarà un outsider, ma ci siamo anche noi. Adesso però bisogna suffragarla, siamo qua, una progettualità di un modo di sfidare anche l'ignoto, perché il Cosenza quando ha vinto i campionati in Lega Pro, in C1? 2 ne ha vinti, che ricordo a mia memoria, 86, ultimamente. 87. Nell'87-88, quando c'era il mitico Gianni Di Marzio, aveva una squadra che faceva tremare l'Italia, un Atletico Madrid ante litteram. Dopo siamo retrocessi nel 96, se non era, siamo saliti con Giuliano Sonzoni, che ha fatto una squadra forte, con dei giocatori importanti, c'era Margiotte, Tazzi, e abbiamo sfidato la Ternana. Adesso la cosa è più complicata ancora. Vero. O sbaglio, Franco? No, sono d'accordissimo con te, ci troviamo su quello che ho detto prima io, su quello che hai praticamente ribadito tu. Io vorrei sentire il nostro allenatore Gianluca Gagliardi su quello che abbiamo appena detto io, Alessandro. Ma Russo, io faccio un po', ecco, da provocatore, fai un riassunto. Mi sostituisco a cenno. Ci mancherebbe altro. Cioè, io vorrei capire una cosa, dove sta l'errore che non capisco, perché io ho avuto il piacere di conoscere direttamente e indirettamente tutti i direttori sportivi che sono passati in questi 4 anni a Cosenza, a partire da Fiore, con cui ho avuto il piacere di lavorare, a proseguire di Ciccio Marino, di cui tutti sappiamo il valore sia morale che tecnico, a seguire Meluso, a finire Valotti. Cerri diciamo che... Sì, ha fatto più l'osservatore che... Diciamo che teoricamente, sì, praticamente... Vabbè, e Cerri. Sto parlando della tua posizione. Allora, come mai non c'è stata questa continuità di cui parla Alessandro? Come mai adesso dobbiamo aspettare Trinchera? Cioè, dobbiamo augurarci che dall'alto qualcuno ha imparato come si fa calcio nel seguire alcune regole, ci dobbiamo curarci questo, mi chiedo, non è che sia una cosa che mi sto inventando, sto raccogliendo i fatti, perché sulla serietà e sulla capacità di chi ha lavorato qui a Cosenza, sono i numeri che lo dimostrano e hanno fatto bene, però c'è stato sempre un punto a capo. Io mi avvalgo del piacere di aver avuto la fortuna di iniziare e finire la stagione con Guarasci, cosa che poi è successa solo forse a Cappellacci, da quello che mi ricordo io a memoria, nel primo anno suo di... Allora dico, al di là di quella che è stata la storia, sì, oggi cosa ci dobbiamo augurare? Vi chiedo. Cerchiamo, ecco, di uscire dall'ipocrisia, da tutto quello che sono i ragionamenti, perché sicuramente Trinchera sarà valido, sicuramente Fontana sarà valido. Basteranno loro per arrivare a quella cognata Serie B? Vi chiedo.
oppure c'è stato fatto un discorso già con qualche giocatore di cui non sappiamo e quindi si è creato le fondamenta che secondo me in questi 5 anni sono stati Tedeschi, Caccetta, Corsi, Blondet e hanno permesso al Cosenza di fare il massimo che poteva fare, al mio modesto avviso, indipendente da chi lo allenava. Beh, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità. Ci pensiamo subito. Non cambiate canale. Ci pensiamo canale. Subito e poi risponderemo. Beh, anche noi, voglio vuole dire anche che noi, Pippo, risponderemo. Certo. Non linea, cambiate canale. Linea in Solionetti, grazie. Clima rovente, Franco, lo possiamo vedere. Anche in studio, non so le volere lo studio. Vero, si discute, parte, si discute. Vabbè. Mi pare tutto giusto. Contraddittorio è bello per questo, se abbiamo iniziato con Raiola e Mirabelli, figuriamoci. No, ma anche per chiarire, la mia provocazione sui playoff. È vero che i playoff possono animare un campionato che poi alla fine, diciamo, non è che abbia dato dei valori assoluti. Ha dato il valore assoluto del Foggia, poi squadre che devono partire e andare in quarta, non sono andate in quarta. In terza, però, alla fine nei playoff sono arrivate le squadre che erano meglio attrezzate. Sul Cosenza, giustamente, bisogna anche dire che il Cosenza aveva dalla prima un distacco di 30 punti e per strada ha perso tanti punti, nell'anno ha perso il direttore sportivo, ha perso l'allenatore. Insomma, una situazione strana che è stata recuperata alla fine da De Angelis. Questo è un po' il sunto di quanto detto fino adesso. Probabilmente il problema sta proprio nel fatto nell'organizzazione, nella continuità, soprattutto dell'organico. Sono 4 anni che stiamo cambiando bene o male l'organico, ci stanno mancando i migliori giocatori e alla fine quello che chiedono i tifosi, leggiamo anche Franco, il malcontento sui social dell'allenatore, non è che stiamo i tifosi sono quelli che poi vanno al campo sostenendo la squadra, non solo con la voce ma soprattutto con gli incassi. Dobbiamo anche dire che probabilmente questa scelta di Fontana, che verrà probabilmente ufficializzata tra oggi e domani, non è accettata da buona parte dei tifosi perché c'è questa appartenenza. Il Fontana, come tutti sappiamo, è di Catanzaro, ha allenato le giovanili del Catanzaro, però non possiamo nasconderci dietro questa appartenenza, perché voglio ricordare un nome su tutti, Silipo, che sfiorò la Serie A. Benissimo. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E allora, mettiamo da parte questo campanile. Mettiamo le polemiche e continuiamo. Diamo spazio ad Aldo Genova, perché mi pare che i contenuti di quello che ha detto Alessandro prima e mister Gagliardi dopo, insomma, sono contenuti abbastanza pregnanti, nel senso che il Cosenza si è dato un'organizzazione, una sua organizzazione, una sua programmazione, in termini di 7 giorni praticamente dopo la conferenza stampa di Aladino Valotti, il presidente Guarasci ha nominato subito un nuovo direttore sportivo nella figura, come diceva Alessandro Russo, di Stefano Trinchera. Sono passati appena 7 giorni e questa sera ci sarà praticamente quasi certamente la fumata bianca con Fontana, quindi la programmazione, perché il presidente Guarasci poi questi anni gli sono serviti chiaramente a maturare una certa esperienza nel mondo del calcio, perché si viaggia molto più veloce della luce, e mi pare che tutto sommato insieme al direttore generale Federico stiano seguendo una strada che poi porterà sicuramente ad allestire poi una squadra che, come dicevamo prima, sarà tra, diciamo, le squadre più importanti della Serie C del prossimo anno, perché si chiama la Serie C. Aldo Genova, a te. Ma guarda, io onestamente, come si sta svolgendo attualmente la situazione nel Cosenza, io qualche dubbio a me onestamente mi sorge, mi viene, nel senso che è vero, sì, abbiamo preso Trinchera, sicuramente sarà un'ottima persona, uno che conosce il calcio e via dicendo. Però questo tentennare sull'allenatore è una cosa che non ha secondo me senso, nel senso che il Cosenza ha necessità, come diceva sia il mister prima che Alessandro, di trovare il modo come il prossimo anno confrontarsi con squadre di altissimo livello. Trapani, Lecce e Juve Stabia. Catania. Catania. Se questo confronto è allo stesso livello, poi nel calcio può succedere che vinca il campionato una squadra che gioca con 10-11 ragazzini, questo non... Però se tu vuoi veramente andare in Serie B, come il presidente secondo me vuole andare in Serie B, deve assolutamente trovare il modo di amalgamare il più possibile quella squadra che c'è girata l'anno scorso, mettendo, perché se tu fai una squadra ex nova, perché queste sono notizie, che se tu smembri il tutto per poterli amalgamare, questi giocatori, può venire anche il migliore allenatore del mondo,
che ci vorrà del tempo necessario, perché sarà tutto un modo di fare che diventa difficilissimo. Invece tu, avendo già un assetto di squadra, con questa squadra che avevi, ci mettevi elementi importanti, perché qualcuno è chiaro che se ne deve andare, ma ci metti elementi importanti, alla fine probabilmente il risultato si può raggiungere. Ma se tu cambi direttore sportivo, allenatore non si sa ancora chi è. Io onestamente devo essere, non esprimo nessun giudizio su Fontana, perché non sapevo che c'era un allenatore che si chiamasse Fontana, perché scusatemi la mia ignoranza. Poi ho saputo che allenato a Nocera, poi la Juve Stabia l'ha mandato via prima della partita col Cosenza. Ma la storia di questo ragazzo sicuramente sarà il migliore allenatore che c'è attualmente sul mercato, non lo so. Però se tu vuoi fare un campionato di un certo livello, di prima della classe, per andare in Serie B, così come si vuole andare in Serie B, perché si spinge da tutte le parti, si spinge dalla parte dell'amministrazione comunale che ha questo obiettivo, perché altrimenti non si vanno a spendere tutti quei soldi per fare quella cittadella sportiva, si spinge, i tifosi giustamente hanno visto 12.000 tifosi al campo sportivo, ti hanno mandato, caro Presidente, un grande messaggio, il messaggio il Presidente lo ha recepito, per cui vuole fare questo salto. Per fare questo salto ci vuole un allenatore di categoria importante, ci vogliono giocatori importanti, ci vuole la managerialità a cui facciamo riferimento, che c'è, perché nessuno può dire a Guarascio che non sia un manager per poter fare questo. E tutto questo ancora, questo Sottil, Fontana, non sappiamo se stasera, io onestamente penso che questo è un pochino ha messo la tifoseria un pochino in allarme, perché probabilmente la tifoseria si aspettava un allenatore di grido, perché questa la... Poi può darsi pure che l'allenatore di grido fa Cilecca, non è che lo so, però onestamente il segnale che viene da 12.000 persone è un segnale che il Cosenza, il professore, non può che fare un campionato di avanguardia, di primo posto. Però Aldo, tra i tanti contattati ci sono stati anche allenatori di Serie B, ne parlava Alessandro la settimana scorsa. Primo, allora, Vigarini, Gautieri. Doveva essere Calabro. È andato al Calabro. È stato sfilato dal... In Serie B. Perché Calabro si muoveva insieme a Trinchera, è stato sfilato dal Carpi. Poi sono stati fatti dei sondaggi. Vivarini, Gautieri per ultimo. Braglia. Vabbè, anche Luca. Braglia, Liverani. Chiaro è, ripeto ancora una volta, per onestà intellettuale, Cosenza deve tentare di fare un campionato di progetto e dunque deve, per forza di cose, affidarsi ad un progetto di media lunga durata per ambire al salto di categoria. Perché? Se non vogliamo fare sperequazioni economiche, ed è anche corretto nei confronti e giustificabile da parte della proprietà, bisogna puntare all'organizzazione societaria, ma soprattutto tecnica e tattica, con un elemento in più. Ripeto ancora una volta, io l'ho detto più volte anche in conversazioni con il Presidente, il Cosenza ha bisogno, non so chi lo debba fare, se la società o gli enti, di patrimonializzare, cioè il Cosenza ha bisogno di una casa nella quale costruire il proprio futuro. Non bisogna pensare di vincere senza avere dei campi di allenamento, non ci si può andare ad allenare facendo il giro delle 16 chiese. La responsabilità chiaramente non è attribuibile a nessuno, ma chi lo deve risolvere lo risolva, perché è necessario che ci sia una continuità di lavoro. Le squadre che hanno continuità di lavoro poi vanno... Quindi resta, sei d'accordo che non bisogna smembrare la squadra, da quello che capisco? No, io su questo non sono d'accordo, perché credo che in questo momento il Cosenza... Io farei un attimo prima questo, di... Questo gruppo secondo me ha finito il pubblico. Sì. No, Breck, io vorrei sentire Gagliardi, perché poco fa in pubblicità stavo chiacchierando, giustamente. Il problema non è solamente l'organizzazione, ma anche molto quello che sta intorno. Al Cosenza. È bene, mister. No, mi ci metto anch'io il primo, perché sono anch'io tifoso del Cosenza, siamo noi tifosi che siamo autolesionisti, nel senso che delle volte ci facciamo prendere troppo dall'enfasi, da quella che vorremmo, ma è come non posso, nel senso che io ho visto un'euforia bellissima nel corso dei playoff, quasi come se il campionato non contasse, quasi come se le avversarie non contassero, e noi, giusto perché eravamo 12.000, dovevamo passare. Ma quello è stato lo spettacolo, ecco, da un certo punto di vista. Poi c'è il sentimento che ha prevalso sul senso. Il senso dice che noi abbiamo fatto il massimo, i ragazzi andavano applauditi, all'autore andavano applauditi come è stato fatto,
Dopo di ciò bisognava capire se dare o no continuità a questo progetto, perché probabilmente, io mi ricordo in una trasmissione qua, correggimi Franco se ricordo male, c'era il direttore generale Federico che disse pubblicamente che loro puntavano alla Serie B, giusto? Sì, sì. È chiaro che dal momento in cui questo non è avvenuto probabilmente c'è stata una bocciatura e quindi una ricerca di un nuovo direttore sportivo, di un nuovo allenatore. Altrimenti non saprei. Il sportivo è andato via per motivi, diciamo, di famiglia che conosciamo, insomma. Sì, ma non è andato al Real Madrid, Franco. Io, con tutto il rispetto, se faccio questo lavoro devo accettare qualsiasi meta. Direttore Valotti, che è persona non squisita di più, probabilmente se avesse visto qualcosa di più credibile si fosse speso per la causa facendo dei sacrifici come si fanno. Tu dici? Per chi fa questo lavoro. In conferenza no, stampa. Io penso che un professionista lo debba fare. Con questo non dico che è così. Se ha messo da parte questo e ha messo invece purtroppo in evidenza quello che è un problema familiare, significa che deve fare il direttore sportivo all'Albino Leff, al Sud di Tirol e lui vicino. Ah, no, vicino. Che c'è venuto a fare a Cosenza vicino sei mesi, scusa. Abbiamo perso sei mesi, Franco. Ha ragione che ha visto non c'è riuscito, l'ho detto, pensavi in sei mesi risolvere i problemi. Franco, abbiamo perso sei mesi. Perché adesso abbiamo di nuovo un nuovo direttore sportivo che deve mettere assieme tutto l'entourage per ricostruire una squadra che purtroppo... Ma lo zoccolo duro ce l'hai questa la squadra, però Aldo, lo zoccolo duro, perché c'è un giocatore importante che hanno in contatto anche per il prossimo anno, e se vuoi te li posso dire. E di questo no, di questo adesso, prima di parlare di questo qua, Alessandro giustamente ha aperto un capitolo molto importante. Il paragone ovviamente è a Casarende che ha investito in strutture e si è fatto le strutture con i suoi mezzi. Però a Cosenza questo non è accaduto ed è un esempio da prendere, perché il Rende, lo possiamo anche qui confermare, verrà molto probabilmente ripescato in Lega Pro, e il Rende sta già lavorando per organizzarsi ad un futuro, diciamo, importante. Questo è uno stimolo. Sei seguitissima. È normale. La decisione di oggi ha fatto l'obiettivo nostro è quello di farci seguire, Franco. L'obiettivo nostro è quello di farci seguire. Bene, e continuiamo su questa strada, dicendo soprattutto il problema delle infrastrutture è fondamentale per una struttura che ambisce a traguardi importanti. Ora, l'arrivo di Trinchera ovviamente porterà un programma di attività e un programma di un nuovo organico, di un allenatore, di una nuova faccia di questa Cosenza che sarà importante seguire. Noi seguiremo sempre. Saremo sempre lì a documentare. Vigili, attenti, a documentare, certo. I fatti. E partiamo dall'organico, perché in organico abbiamo dei signor giocatori, senza fare nomi, Perina, su tutti, che è ambito, tra altre cose, Alessandro qui vi può dare conferma, anche da società importanti. Palermo e Bari, te lo dico io, a Bari Andrea Grosso, che praticamente vorrebbe prendere Perina, che poi di Andria, lì vicino. Il Palermo l'ha detto Alessandro. Stavo leggendo di un messaggino che è arrivato. Il Milan sta praticamente chiudendo Perino, o quasi, quindi Perin. L'avevamo da una parte Fassone dice una cosa, però il Milan si muove. Chiaramente è attivo e sta per chiudere Perin, quindi continuano. Ma al di là di questo, a proposito di portieri, credo che il nostro Perina debba essere un caposaldo della squadra, anche perché c'è stata qualche partita, tipo un Perina Matera 1-1 a Matera, che è andato non male, no? O sbaglio, una battuta che ci sta. Quindi credo che un giocatore straordinario. È una battuta che abbiamo avuto l'intuito e la capacità di mantenerlo. Il Cosenza, la società gli ha fatto prolungare il contratto e ha fatto bene, perché le squadre si costruiscono da dietro. Vero. La Juventus è forte, fortissima, perché vanta una difesa Tereschi eccellente. Lo vogliamo dire, Tereschi... Il Chelsea ha vinto perché è fortissimo. Il Foggia, nonostante giocasse spumeggiante, aveva una ottima difesa. Ma anche un buon centrocampo, Alessandro, perché Caccetti è andato via. Caccetti è andato via, permettetemi. Io dico sempre quello che penso, e lo faccio anche assumendomene le responsabilità e firmando stavolta televisivamente. Dispiace molto che una persona seria, un professionista esemplare e il giocatore più forte in organico del Cosenza saluti. Non è una responsabilità del club, dispiace umanamente, nel senso che gli va fatto un plauso di aver fatto tante belle cose per il Cosenza. Poi i cicli si chiudono, credo che l'obiettivo del Cosenza dal punto di vista tecnico-tattico sia completamente divergente. Si va verso una squadra
credo che aggressiva, veloce, che voglia arrabbicarsi fino all'empirio. Speriamo, lo sogniamo tutti e lo speriamo anche per il calcio cosentino. Cosa si può dire? Nelle telefonate con il signor Trinchera, le prime cose di cui si è parlato è che il Cosenza deve tentare di mettersi in testa alla prima partita. Come fare? Non lo so, lo saprà il Cosenza Calcio. Alessandro, diamo un'ultima notizia, Blondetti ha pedito pure dal Catania. Diamo la notizia di Tedeschi, Virtus Entella, stamattina io ho avuto modo poi di parlare con amici che come te seguono il calciomercato, c'è anche la San Benedettese, quindi bisognerà vedere se il Cosenza chiamerà per far rinnovare il contratto a Tedesco oppure perderà anche Tedesco. Sta dando delle notizie. No, e qui dobbiamo riprendere 22 giocatori. Noi no, intanto la coppia centrale di difesa, quindi la squadra, e poi il centrocampo, si parla di Capodaglio, andiamo di San Domenico, Franco, che è un bicio arcidiacono, voglio dire... similare a Biccio, che aveva anche qui il nostro amico Gianluca. Io voglio mettere il pepe sulla cola, perché mister Gagliardi continua a fare il bastian contrario. No, non bastian contrario, e faccelo fare. Mister, oh, assolutamente no. Faccelo fare il bastian contrario. Pippo, io ringrazio Dio, vivo di altro e non di calcio, quindi non ho pelle sulla lingua, ma non ho detto neanche cose contro qualcuno, assolutamente, fino a prova contraria. Una battuta, anche il discorso tecnico, vedi, conferma quello che ho detto prima. Noi siamo sempre bravi ad esaltare i giocatori degli altri. Spesso e volentieri ci sminuiamo i nostri, ci ricordiamo quando vincono che poi forse sono bravi o il merito è solo di altri. Ogni anno il Cosenza vende dei giocatori, o se ne vanno e vanno in squadre che comunque puntano a vincere o vanno in Serie B. Io ho la sensazione che si ripeterà anche quest'anno, ma concordo con Alessandro che questo è un ciclo che secondo me è finito, no adesso, è finito a dicembre, quando probabilmente qualcosa si è rotto, e il gruppo storico ha portato, ecco, come si suol dire, la barca a riva, e adesso prenderà altre strade. Io confermo sul fatto che una squadra va fatta dalla base. La base parte dalla porta, passa per i due centrali di difesa, da un centrocampista e da un attaccante, come si diceva una volta, dall'ossatura della squadra. Vero. Fatta questa, poi il resto è contorno, che un allenatore dovrà essere bravo e fortunato nel metterle ognuno al posto giusto e farle rendere al massimo, indipendente dai numeri 4-3-3, 4-4-2, 5-4-1. Conte, mi ricordo che quando venne alla Juventus il primo anno venne con la fotografia del 4-2-4, vi ricordate? Poi ci siamo imparati che Conte faceva anche il 3-5-2, il 3-4-3, eccetera. Con sei uomini a difendersi. Quindi significa che nel calcio i numeri non contano, contano la programmazione, e ti lascio la parola. Sì, però Fra, scusami. E poi il seguito a quello che si dice. Però non ci dobbiamo contraddire, perché se ci contraddiciamo vuol dire che anche noi siamo poco credibili. Cioè, noi abbiamo detto che abbiamo fatto i playoff da grande squadra. Come fate a dire che quella squadra, quel ciclo è finito? Allora vuol dire che giocare un playoff con la possibilità di andare in finale, vuol dire che questa squadra andava meglio questa squadra puntellata con il nuovo allenatore, con 4-5 elementi come dici tu, un paio di difensori, i due centrocampi, un attaccante di 20-25 elementi, e tu probabilmente adesso, se tu devi ricominciare da capo, perché questo dicendo voi che si ricomincia da capo, perché quello se n'è andato, quello se ne va, vuol dire che il Cosenza avrà una rosa di pochissime, e quindi dovrei comprare almeno 15 giocatori. Però perdonami, vedi che non mi sono contraddetto, questi giocatori non mi sono contraddetto, per arrivare prima della prima partita, come dice Alessandro, punto interrogativo, ci metto punto interrogativo, io di calcio non ne capisco, io di calcio sono uno di calcio, con il sorriso tengo a sottolineare, ci sono le immagini che poi io ho detto e ho seguito un filologico, non mi sono contraddetto. Se la società in presenza di Federico dice qui è il nostro obiettivo è la B, okay? E poi questo non viene raggiunto pur uscendo la squadra, l'allenatore, eccetera eccetera, tra gli applausi, dando merito che avevano fatto il massimo, questo ho detto, se non confermi l'allenatore significa in automatico che quel progetto non ti va più a genio.
devi andare a capo. Tu sei stato sempre un sostenitore di De Angelis, mi pare. Io non capisco, no? Sì, come non ci mancherebbe. E allora o confermi De Angelis, e De Angelis decide di questi quelli che devono rimanere, o è chiaro che se viene un nuovo allenatore. Però, però mister, una cosa, scusa, anche l'Inter non va andare in Coppa dei Campioni e poi non va nemmeno la Coppa del Nonno. Eppure all'inizio avevo pensato di vincere il campionato. Le voci si... C'è da dire che in tutto... Ogni opinione è giustificabile, ha una sua, attendibilità. In questo momento, con la determinazione del Cosenza e con l'assetto che ha il Cosenza, io mi sento di dire pubblicamente che la scelta che sta facendo la società in questo momento è una scelta giusta. Quella di puntare su una situazione di progetto. Ci crede, ci credano fino in fondo, si fidino del direttore sportivo, che dovrà dimostrare anche lui quello che sa fare, si fidino dell'allenatore che ha scelto il direttore sportivo, perché l'allenatore è stato scelto, da quello che so io, anche per una capacità di stare, anche umanamente in questo gruppo di lavoro che si andrà a fare. Dopodiché sarà il campo a determinare. Il Cosenza però in questo momento, siccome non può strafare, ma vuole sognare facendo una traiettoria così, non così, medio basso, a questo punto il progetto deve essere vincente. Ribadisco ancora una volta che la continuità a questi livelli è fondamentale, anche perché l'incognita è Lega Pro, campionato più difficile da vincere di tutti i campionati italiani, più difficile dell'interregionale, più difficile della B, è più facile paradossalmente andare in Serie A che andare in Serie B. Quindi questo gradino, se si deve giocare il jolly con le forze che abbiamo, è meglio giocarlo con allora una squadra di progetto. Allora perché, chiedo scusa, sentiamo Gianluca Gagliardi. La società, nella voce del Presidente, ancora non ha detto qual è l'obiettivo preciso, però sento parlare di Biede, è un errore. Una squadra che arriva settima non può avere la presunzione di dire noi puntiamo alla B, noi dobbiamo puntare al massimo, se poi dovessimo arrivare prima ok, ma non possiamo dire che noi abbiamo oggi, e come diceva Genova, non sappiamo chi rimane. Non sappiamo, cioè ricostruire una squadra, puoi pensare di puntare direttamente alla B, abbiamo gli esempi dell'anno scorso, stanno a vinto il campionato il Foggia che è arrivato secondo, negli anni passati è stata la stessa cosa, c'è sempre la sorpresa di turno, ma di sorpresa trattasi. Allora noi dobbiamo essere bravi e fortunati, perché nel calcio l'inizio è determinante, perché ti dà quell'autostima, ti dà quella voglia, quello stimolo di andare fino in fondo, però non è... Forse bisogna... Non si può parlare di B, no. Si deve parlare secondo di campionato di vertice. Secondo me, mister, invece bisogna parlare di B, perché ovviamente lo attende il pubblico e lo merita il contesto del Cosenza. L'obiettivo secondo me è cercare di arrivare nei punti altissima classifica col metodo Pordenone, una squadra medio-forte che giochi un calcio riconoscibile, forte e divertente. Attraverso il metodo B ci mettiamo e compriamo i più forti giocatori, spendiamo 7-8 milioni di euro e vinciamo il campionato. In questo momento non ci sono le condizioni e forse non è neanche giusto. Quindi qual è l'alternativa retorica al stiamo in paranoia tutto l'anno? Proviamoci in una maniera diversa e vediamo se ci riusciamo. Ok Alessandro, grazie, siamo giunti agli sgoccioli. Con le fiamme però siamo arrivati fragili. Alla finale lasciamo programmare il Cosenza come sta facendo il direttore Federico, il presidente Guaraccio, il direttore sportivo Trinchera. Stasera sapremo se c'è questa fumata bianca, quasi certamente sì, con Gaetano Fontana, a meno di grossi stravolgimenti. E naturalmente, dicevo, lasciamo programmare, come diceva Alessandro, si parlerà di un programma di progetto, un biennale per Trinchera e quasi certamente un biennale per l'allenatore Gaetano Fontana. Poi quindi andremo a monitorare quelle che sono... una settimana di fuoco, perché non solo Trinchera, perché appena consolidato il fatto dell'allenatore ci sarà da decifrare la nuova rosa, ci saranno da vedere i nuovi giocatori, ci sarà da vedere questo Cosenza come vorrà presentarsi e che idee porterà sul piatto. Benissimo. Speriamo innanzitutto che venga ufficializzato al più presto l'allenatore. L'allenatore vengono sciolti tutti quanti i dubbi, in modo che abbiamo un punto di riferimento. Da cui partire. E poi lasciami salutare Pippo, l'amico Stefano De Angelis, perché per carità, voglio dire, noi lo avevamo
tramite Aldo Cenno ma anche pronosticato come futuro allenatore, come diceva anche Gianluca Gagliardi, la società ha deciso in maniera diversa, altrimenti comunque un in bocca al lupo per il futuro anche a Stefano De Angelis. E ringraziamenti a Michele Cava, a Enzo Leonetti e a Giuseppe Costanzo. Nell'ordine operatore di ripresa, regista e messi in onda. Grazie a tutti. A tutti quanti, arrivederci. Alla prossima. Arrivederci.